Quest'anno sono stato un po' monello, però volevo chiederti un piccolo regalo. A me mi piacerebbe volere un pupazzo verde di Hulk, quello che muove le braccia telecomandate. Però se non è possibile, mi accontento anche di quello senza braccia e telecomando. Tanti auguri di buon Natale, Pierluigi. Buon ciao a tutti. La scena a cui avete assistito poco fa era più o meno un esempio di come scrivevo una lettera io a Babbo Natale quando ero piccolo. Perché sì, i tempi sono cambiati, prima ci si accontentava di poche cose. Ad esempio, se io avessi avuto 7 anni nel 2013, probabilmente la mia lettera a Babbo Natale sarebbe stata così. Caro Babbo Natale, virgola, quest'anno mi sono comportato benissimo, punto. Quindi voglio a tutti i costi un iMac da 27 pollici, un Xbox One, perché ormai l'Xbox 360 è passato di moda, GTA 5 per l'Xbox One, FIFA 14, il nuovo iPad Air e per concludere il Galaxy Note 3, oppure l'iPhone 5S. Poi il Natale, come ogni cosa presente sulla faccia della Terra, ha tante cose positive e tante cose negative. La cosa bella è che si sta belli in famiglia, si mangia un botto, pandori, panettoni, si gioca a tombole, si addobba, si fanno alberi, presepi, luci, cazzi e mazzi. Ma le cose negative sono tantissime. Ad esempio, io non sopporto che in città si comincino a mettere luci, ad addobbare vetrine, a allestire vetrine con tutte le cose di Natale tipo già da fine ottobre. Cioè, finisce Ferragosto ed è già Natale. Per non parlare poi dei regali all'ultimo momento. Perché così ogni anno diciamo: no, comunque basta, dal prossimo anno niente più regali all'ultimo momento. E poi puntualmente... Dicembre. Dobbiamo fare ancora i regali di Natale. Poi, restando in tema regali, ogni persona ha un proprio tipo di reazione quando apre un regalo, appunto. Io ho diviso queste persone in tre categorie: il menefreghista, l'esagerato e il non so come reagire. Il menefreghista è colui che qualunque cosa gli regali non gliene frega un cazzo, a prescindere se sia un bel regalo o un regalo di merda. L'esagerato è invece colui che esagera, appunto, anche se magari gli viene regalato la cosa più triste presente sulla faccia della terra che si possa regalare ad una persona. Oddio, e che cos'è questa cosa? No, no, vabbè, non so, vivi. Ma è bellissimo! Un regalo bellissimo! E proprio la bolletta che mi mancava è stupenda, gialla mi mancava proprio, grazie mille,
Bellissimo, è bellissimo. Il non so come reagire è probabilmente la categoria alla quale appartengo anch'io. Ecco, magari a noi il regalo può anche piacere, però tipo è che non sappiamo come manifestare la nostra emozione e quindi ci ritroviamo a sembrare che stiamo tipo recitando e che alla fine il regalo non ci piaccia. Dio, ma non dovevi comunque. Cioè, è bellissimo. Grazie mille, davvero. Ma che non ti piace? No, ma scherzi, è bellissimo, è bellissimo. No dai, volevi qualche altra cosa, vero? Ti assicuro che è bellissimo, veramente, non volevo nient'altro. Sì, vabbè, mi prendi in giro. Sapevo che ci saresti rimasto male. Ed infine, un'altra cosa che sicuramente ci viene in mente pensando al Natale sono i cinepanettoni. Già, i cinepanettoni. Io credo che per riassumerli basti questa cosa. Ampeni di cesta! Mortacci tua! Che te possi ammazzare! Ampeni che bucio de culo! Comunque tutto sommato a me il Natale piace, perché in fondo, diciamolo, ci rende tutti più felici, tutti più buoni. Oddio, a parte il Grinch, forse, diciamo, ci rende quasi tutti più felici e quasi tutti più buoni. E soprattutto io non vedo l'ora di mangiarmi un bel pandoro. Io adoro il pandoro. Saluto Luca, Federica, Lucrezia, Alessandro, Cristina, Sofì, Chiara e Francesco. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere mi piace e condividerlo su Facebook. Che dirvi ragazzi? Buon Natale e felice anno nuovo a tutti.